Per accostamento, un nemico ammazza, un'idea che io spero che altri compagni approveranno, ma io vi anticipo perché dovremmo farla noi nel caso. Ormai è possibile raccogliere alcuni pochi documenti su questa faccenda delle torri, quella là, a dimostrazione che non si sa chi è stato, ma chi è stato è compreso tra gli israeliani e gli Stati Uniti. E guardate che è terrificante questo, perché noi dobbiamo capire che probabilmente andiamo di fronte a un periodo in cui essere comunisti sarà dura, in cui bisognerà giocarla con molta serietà la partita. E quindi è importante che noi capiamo per che cosa ci battiamo, non nel modo cialtrone che hanno fatto i gruppi, che hanno fatto i comunisti in questi anni. L'avete vista la manifestazione sabato? Che cosa? Immaginate questi assassini, come sono contenti di vedere questi comunisti sbrindellati. A Genova già gli hanno dato un sacco di botte tranquillamente. E dobbiamo cambiare. Credo che appunto uno è un elemento. Dovremmo farlo. Molto semplicemente, guarda, esistono delle cose raccolte attraverso internet e spesso si tratta di stampa nordamericana, per esempio articoli della Washington Post. Metterli insieme, raccoglierli, venderli, no? Viva la libertà, è che qua. Quando sono gli americani stessi che ti fanno vedere come loro hanno mosso i vari Bin Laden, quando gli americani stessi dicono 10 minuti dopo l'attentato abbiamo arrestato 4 israeliani, come mai? Quando noi abbiamo detto al presidente di Israele non venire negli Stati Uniti in quei giorni là, lui doveva andare lì vicino all'attentato, dice non venire, dice ma perché non venire? Cattivo tempo, tempo. Non venire, poi l'ha capito per lui. No? Ecco, una serie di cose di questo genere. Non c'è un documento impressionante di qualche giorno fa, in cui si dice guardate che i nordamericani non vogliono conquistare l'Afghanistan, a loro basta un piccolo territorio, perché il loro obiettivo è i torbidi nelle repubbliche orientali ex sovietiche. Questo è l'obiettivo. Non solo, ma un'altra cosa, in questo quadro all'inizio attaccheranno i talibani, ma cercheranno subito la possibilità di riciclarli. Avete sentito le notizie intorno al re dell'Afghanistan? Posso dire una cosa a questo riguardo, non è un'interruzione. Sulla stampa francese, sulla stampa araba, sono state due notizie fondamentali. Una che il giorno del bombardamento delle torri, 5.000 cittadini statunitensi, 10 giovani ebraici, non si sono recati al lavoro, 4.000 dei quali lavoravano nelle torri. Due, ufficialmente la stampa americana ha detto che Bin Laden era agente della CIA già dal 1979. Scusa. Credo che sarebbe interessante sono 4-5 documenti, non di più. Dal di fondo. Un piccolo articolo che ce n'è tutto uno della contraddizione, non so se qualcuno ha letto. Si chiama Vinicio Gasparone, non so se lo conoscete. Comunque, essendo stato chiuso il numero il 3 settembre, l'interessante è proprio questo, perché lui fa un'analisi della situazione economica a livello mondiale e individua in quella zona dell'Afghanistan. La polveriera, ed è impressionante, parlo dei talebani. Guarda, lunedì scorso, Corriere della Sera, lunedì scorso supplemento economico, articolo di una signora, si dice, contrariamente a quanto si ritiene a Wall Street, una guerra non farebbe bene all'economia. Ah,
sta là. Poi, per quanto riguarda l'economia, ci sono due dati. Nel secondo trimestre di quest'anno, il prodotto interno lordo americano è aumentato, tra virgolette, dello 0,2. Due, rispetto, applicato sul Sole 24 Ore, ha dichiarato che siamo in recessione e non ci capiamo più niente. Che è uno delegato a capire se non lo capisce. Vabbè, allora comunque adesso allora cominciamo esattamente il lavoro nostro, tutta l'introduzione anche un po' terroristica, e perché io capisco che ci possono essere dei compagni che si attendono in qualche modo una riunione politica, questa sia politica ma in un altro modo, che è politica nel senso che si ritiene di capire il capitale di Marx è un fatto politico.